Disservizi idrici al comune di Paternò non solo a causa del maltempo di questa notte. Per i quartieri Scalavecchia, Sardegna, San Biagio e altre zone limitrofe l'assenza di acqua si registra da venerdì scorso con i cittadini che questa mattina si sono ritrovati a protestare davanti la sede dell'AMA, l'azienda idrica cittadina. Visto il grande malumore innescato, sia ad incontrare i cittadini è arrivato il sindaco Nino Naso, con lui anche il presidente dell'AMA Andrea Lofaro. C'è un problema in un pozzo esterno di privati che sistematicamente accade da 4-5 mesi e non è giustificato. Io ho mandato una lettera all'AMA, voglio sapere tutti questi giorni, al di là dell'emergenza che abbiamo avuto questa notte, dove ci sono problemi in tutta la città, dove sta intervenendo l'ENA, ma sicuramente gli sforzi che stiamo facendo noi, sono partiti i lavori per la rete idrica dove stiamo cercando di ripristinare il tutto, e però con un pozzo privato che ci siano dei problemi sistematici non è giustificato. Se ci sono da fare delle denunce le faremo, però non è giustificato, l'acqua non può mancare. Dopo 30 anni stiamo intervenendo sulla rete idrica in tutta la parte alta della città proprio per eliminare i disservizi, e non è giustificato che per un semplice pozzo ci possono essere disservizi sistematici. Presidente, il nubifragio di questa notte ha peggiorato la situazione, qual è il quadro in questo momento? Sì, sicuramente non ci ha aiutato, stanotte le condizioni climatiche hanno fatto saltare tutte le cabine elettriche che alimentano i nostri pozzi, per cui già stamattina alle prime ore dell'alba siamo andati in giro a capire un attimo la situazione. L'Enel sta intervenendo, per cui ci hanno assicurato che nella giornata di oggi dovrebbero ripristinare il servizio. Pesanti le accuse del primo cittadino che chiama in causa, e non è neanche la prima volta, la società Acque Nord che gestisce il pozzo Strano, pozzo che oggi è finito sotto accusa. A nome e per conto della società, ai nostri microfoni parla il legale, l'avvocato Filippo Bucolo. Assenza idrica da venerdì scorso dall'AMA, parlano di un guasto che c'è stato al vostro pozzo. Avete già ripristinato il problema? Abbiamo riscontrato, è vero, un danno non venerdì ma sabato notte. Chiaramente abbiamo preso coscienza del danno solo sabato mattina. Per cui, tenuto conto anche del momento in cui si è verificato il danno, abbiamo provveduto in tempi brevissimi, già stamattina, a riparare il guasto. Quello che mi preme segnalare è che, nonostante noi avessimo un guasto, noi abbiamo come società privata la possibilità di fornire acqua in un punto diverso, per cui la fornitura di acqua della società che rappresento all'AMA non si è mai interrotta. Noi abbiamo continuato a fornire acqua, poi l'acqua che noi abbiamo fornito, probabilmente, come ho acquisito anche da informazioni esterne, non so se verranno confermate, è stata deviata in altre zone, ma dall'AMA, perché noi forniamo acqua all'AMA e poi è l'AMA che gestisce il servizio e decide di mandarla in un luogo piuttosto che in un altro. Questo io non lo posso sapere perché non mi compete. La mia competenza è fornire acqua all'AMA e, ripeto, il servizio da parte nostra non si è mai interrotto. Il sindaco questa mattina ha detto che dietro potrebbe nascondersi qualcos'altro, dietro a questi disservizi, ha detto anche di essere pronto a fare denuncia in prefettura, di andare anche oltre. Voi rispondete in qualche modo? Queste sono affermazioni gravissime, gravissime. Sfido il sindaco e questa amministrazione e l'AMA a un confronto pubblico, li sfido altresì a rivolgersi a qualsiasi autorità competente loro ritengano possa coadiuvare a risolvere questa situazione, e poi vedere chi ha ragione e chi no, perché io le segnalo che questa società, che è una piccola società, fornisce acqua all'AMA con un ritardo ed una morosità da parte dell'AMA nel pagamento delle fatture di oltre 15 mensilità. Nonostante questo ritardo, la società che rappresento deve far fronte mensilmente a spese enormi come energia elettrica, come pagamento degli stipendi dei dipendenti, e nonostante questo l'AMA continua ad avere un ritardo immane. Noi facciamo salti mortali, facciamo i miracoli per poter riuscire a continuare a prestare il servizio, e io sfido nuovamente chiunque a riuscire a portare avanti una società
con una morosità di oltre 15 mensilità e non potendo chiaramente continuare a garantire un servizio loro con la loro responsabilità, fanno questo gioco dello scaricabarile, cioè scaricare la responsabilità sui privati, ma sono loro che gestiscono il servizio pubblico, non noi. E ripeto, noi non abbiamo mai interrotto, se non per brevissimi periodi, nel momento in cui ci siamo accorti del guasto, la fornitura. Abbiamo continuato a fornire acqua anche nel momento in cui c'era il guasto, perché abbiamo la possibilità, ripeto, di fornirla in un altro punto.